La castagnata organizzata dal Circolo Fratellanza di Roma è una delle prime sul territorio, è un appuntamento tradizionale per il vostro... Sì, ormai sono quasi 20 anni che la facciamo, e serve, cioè, un richiamo per la gente di Roma e tutti noi qua. Noi dopo, non so cosa dire, sperando... Ci descriva un po' com'è questa giornata. Dunque, adesso si prepara molto prima, molto in anticipo, ma e si spera sempre nel bel tempo. Fortunatamente quest'anno è stata una giornata bellissima, la gente partecipa molto volentieri, anche perché è la prima volta che si fanno le castagne in zona, sono tutti golosi e acquistano volentieri. Non ci sono solo castagne però? Sì, oltre ai castagne ci sono i cotechini arrosto, ci sono croste di formaggio arrosto, ci sono panini con formagella e salame, ci sono le torte che è una gara fatta dalle donne del posto e dopo vengono distribuite a fette a tutti i partecipanti. Quest'anno è il primo anno che c'è lo spazio dedicato ai bambini? Sì, questo è l'anno, abbiamo cominciato a dedicare qualcosa anche ai bimbi, infatti abbiamo fatto anche due estrazioni di ruota per i bambini con dei piccoli giocattoli e loro dopo si perdono, si giocano e si divertono, insomma, mezz'ora. Tutti i partecipanti lasciano un'offerta che chiaramente è libera, dove vanno questi fondi? Questi fondi vanno al Circolo della Fratellanza, il quale li utilizza, quello che avanza, naturalmente dedotte tutte le spese, per la squadra di calcio che noi gestiamo come CSI A7. Quanti siete nel Circolo Fratellanza e quali sono le altre iniziative che organizzate? Dunque, come soci effettivi siamo in 112. Altre iniziative sono la Cason Selada o i Casoncelli del mese della fine, dell'ultimo sabato del mese di agosto, questa castagnata e dopo anche la vigilia di Natale e vin brûlé la sera dalle 8 a mezzanotte. Basta, a volte le manifestazioni non le facciamo. Siete soddisfatti di questa giornata? Oggi è bellissima giornata, tutto è andato bene, speriamo che sia sempre così.